Ciao a tutti Cugi e ben ritrovati dal vostro Andrink 91. Ci siamo, inizia la scalata per la vetta del Monte dell'Anachila, dove affronteremo il Super 4 e il campione della Lega Pokémon. Ad ogni modo, so che si può catturare Necrozma sul Monte dell'Anachila. Mi sono voluto informare stavolta, non sono voluto andare a tentoni nel buio. E quindi mi sono informato e si può catturare Necrozma. L'unica via d'accesso sembra quella specie di grotta che c'è lì, quindi io direi di non perdere tempo e entrare direttamente. Ma attenzione, un Glalie selvatico. Un Glalie, più che un Glalie, perché da glacial, quindi glaciale, quindi Glalie. Ok, abbiamo subito degli allenatori. Che è successo? Neanche tempo di mettere piede, che già mi attaccano i Pokémon selvatici. Oh, Golbat. Ho preso un po' di danni da Golbat perché non mi è fuggito subito il Pokémon, ma vabbè, uguale, dai. Sei pronto per una bella lotta? Beh, io sono pronto, e tu? Ad ogni modo, ma anche io un po' sottolevellato per il livello a cui dobbiamo essere, in teoria, mentre affrontiamo questa scalata al monte. Però, ecco, mai che ci capiti un Pokémon che manchi possa sconfiggere senza problemi. No, il lead è sempre un maledetto tipo avverso al nostro. Avverso, insomma, non favorevole, diciamo. Andrei subito con Giga Impatto perché Scyther non è che sia un Pokémon di cui tu possa fare vanto per quanto riguarda la sua difesa. Sti cavoli. Ma mandiamo uno Zacro che almeno fa un danno neutro. Dovrebbe. A meno che Malamar... No, buio. Sì, sì. Vabbè, facciamo dimenticare Ripicca. Potrebbe essere forte Ripicca, ma devi incontrare l'avversario con un attacco alto. E in genere se l'avversario ha un attacco alto, la difesa non è da meno. Non sempre, ma buona parte dei casi è così. Ma io, scusatemi, io attiverei un repellente. Inoltre, in cima al Monte dell'Anachila c'è un'altra cosa molto interessante. C'è uno che insegna le mosse ai Pokémon, una signora. E ci serve da far ricordare al Pokémon che ci hanno dato, che ci ha dato l'ultra pattuglia, Poipole, una mossa tipo Drago, Drago Pulsar. Perché se Poipole impara Drago Pulsar, può evolversi. Però devo avere la Spamacuore, che non so se ce l'ho. Mi sembra di aver controllato nella borsa e non c'è. Quindi mi toccherebbe trovarla da qualche parte, non ci vuole nulla a trovarla. E poi dopo, comunque sia, far imparare a Poipole Drago Pulsar. L'evoluzione Drago è molto carina, l'ho vista, Veleno Drago è un bellissimo tipo. Questo maledetto mi fa spora, mi addormenta la mia Ramona, ma non c'è problema, non c'è problema, guarda che faccio io, uso... Potrei usare anche una bacca. Bacca stagna, che ce n'ho 8. Via il sonno, ma mangia sogni, beccato, bitch. E quindi andiamo con Lanciafiamme. Che dovrebbe fare un danno maggiore di Veleno Shock. No, faceva più danno Veleno Shock perché... No, no, aspetta. È Coleottero Folletto, sì, quindi faceva più danni Veleno Shock. Vabbè, dai. Clefable, questa volta vado con Veleno Shock perché è tipo Folletto. Dovrebbe essere Coleottero Folletto Shinotic, ma... Non ne sono sicuro del Coleottero, potrebbe anche essere Erba. Ah, porca... Miseria! Però ha fatto canto, ho sbagliato. Io non so perché ho detto andiamo con Drago Pulsar tanto per non usare una mossa forte. Però mi dimentico sempre che il drago al folletto è nullo. Non è che non è super efficace, proprio è nullo proprio, maledizione. Mi dà un fastidio sta cosa. Allora intanto sposto sti massi, provo ad affrontare l'allenatrice che è rimasta là da sola ad aspettarmi, quella poverina. Ok, tu vai qui, che comunque sia ricongiungiamo il percorso in questa maniera. Adesso... Ah, poi devo andare di là per spostare quello, sennò non si va avanti. No, aspetta, scendiamo un po' da un attimo dai Pokémon. Che qui c'è qualcosa sicuramente. Ecco, caramella rara. E ti pareva? Ok, adesso vado a affrontare l'allenatrice che sta qui sotto, che è l'unica che ci è rimasta in questo percorso. No, la penultima, non l'ultima. E poi c'è quell'elettricista, non so, quel lavoratore là su sopra. E poi dopo c'è una Pokéball da prendere per terra. E poi forse possiamo uscire. Oh, perfetto, contro un Lickitung. Finalmente un Pokémon che posso buttare giù con una semplice zuffa. Una baruffa tra amici, dai.
Ad ogni modo, continuiamo. Andiamo ad affrontare anche l'ultimo allenatore, che poi dobbiamo spostare anche quel masso. Così siamo tranquilli, belli belli. Però qua sopra non so di preciso. Qua sopra prosegue. Allora, affrontiamo l'allenatore. Ci sono due vie veramente da prendere. Questa quella sembra quella che comunque se ci porta alla vetta. Quindi prenderò l'altra per il momento, quella che c'è sotto. Tanto devo esplorare comunque sia tutto quanto l'Ambaradan. Quindi che sia giusta questa o quell'altra non mi interessa, ritorno dentro e provo tutte quante le vie. Stavolta abbiamo un Relicant che comunque sia sempre con Zuffa dovremmo riuscire a shottare. Sono di livello 53, sono salito, quindi l'attacco è aumentato non di poco. Vero? Eccolo là. Oh, però Relicant comunque sia in difesa e difesa speciale, se è il fatto suo. Volevo, non me l'aspettavo, ce l'ho fatta, ottimo. Filtro repellente, siamo in un altro, assolutamente sì, non voglio incontrare Pokémon selvatici. Assolutamente. Sono una piaga alcuni Pokémon selvatici, preferisco evitarli. Sembra però che ci sia lo spazio per un altro. Chissà perché. Vediamo un po', revitalizzante max, ok. Scendiamo da sto Machamp. Ecco la Pokéball. Allora, come ho detto, andrò giù, non andrò su. E vi dico fin da ora che Necrozma ha un catch rate di 33%, quindi al massimo. Anche con una Pokéball ci se la fa. Rotterroll per le uova. In questo momento non brido, ma ho bridato giusto quando ho fatto l'uovo per Salandit femmina, per la natura. A quanto pare qui c'era solo Velen Puntura? Eh sì! Bene allora, andiamo su! Ah, per evitare l'erba. Ma tanto che ho messo il repellente. Non ti aspettavi che io me lo aspettassi, gioco? Tanto che ce l'ho messo, il repellente ci passo, dai. No, per il momento no, lo attivo più tardi. Siamo non uno, ma ben due cintura nera. E lo sai che vuol dire? Che saranno lotto testa a testa a testa. Siamo cintura nera in trasferta. Ma ovunque andiamo, portiamo il nostro dojo karate con noi. Il dojo karate di Kanto. Quei quattro del dojo karate! Ora mi ricordo di loro. Beh, ovviamente sono invecchiati. Dopo 20 anni. A meno che non siano 20 anni, ma 13. 13, 10, 13 anni almeno. Perché se loro considerano che Rosso Fuoco e Verde Foglia come un reboot della serie, allora sì, sono passati 13 anni. Se no sono passati 20 anni. E riguardo a quello che leggo in giro, sono passati 20 anni. Dato che molti attribuiscono a Rosso, Red, appunto 30 anni e non 26 e non 23 o 20, 24, 25 dovrebbe averne se fosse un reboot Rosso Fuoco e Verde Foglia. Ma dato che non sono un reboot, ha 30 anni suonati. 31. Perché Pokémon giapponese parte da 11 anni e non come noi da 10. Poi bisogna vedere da noi cosa hanno deciso, se la fanno partire da quando l'allenatore ha 11 anni o da quando ne ha 10. Molti sono dell'idea che nel gioco l'allenatore abbia 10 anni, perché comunque sia nell'anime Ash 10 anni. No, il libretto di istruzioni, quello giapponese, dice proprio 11 anni. Metto Sacro per questa seconda lotta in doppio, almeno sale di livello, ci provo. Provo a farlo salire un pochino. Un utente mi ha scritto che dovrebbero essere intorno a 58 i Pokémon. Però, basta anche intorno a 55 per la Lega. Dato che ho appunto un Leopop a 60, un Primarina a 60, insomma, sono abbastanza coperto. Lucian ha provato ad attaccare, ma niente. Con un attacco solo di salto è andata KO. E anche Crabominable. Sì, grande Crabominable, ghiacciolotta. L'ho amato tantissimo in Sole e Luna. L'ho usato anche per il Let's Play, ma
in questo ho voluto usare Pokémon diversi. Io comunque sia ero insicuro sul fatto di prendere a Murkrow, perché dico, se poi non trovo la pietra, la nero pietra, che faccio? Lo faccio rimanere un Murkrow? Poi dopo, andando avanti, mi sono informato che comunque sia la nero pietra si può trovare a Pony, oppure quando mandi Pokémon del Pokepelago alla van scoperta per cocci, pietre e quant'altro di prezioso ci sia nella grotta. Quindi mi sono tranquillizzato, se no mi tenevo Murkrow alla Lega. Un Murkrow a 56 e via. Bene. Quindi questi sono andati. Ma una ricompensa per aver sconfitto il vostro dojo karate? Ma che hitbox c'hanno sti personaggi? Vabbè. Ora posso riattivare il repellente. No, non ancora. Però ragazzi, guardate che... Eccolo. Guardate che paesaggio. Anche se penso che con una Velox Ball ce la risolviamo. Ah, non ho Velox Ball. Vabbè, gli lancerò qualcos'altro. Droppo un salvataggio e poi si va. Necroz mi atterra privo di forze. Vuoi condividere con lui la luce del tuo super cerchio Z? Sì. Lino ha cambiato nome? Allora, bene, io direi di andare subito con una Pokéball. Pokéball per modo di dire. Con una Ball. Friend Ball. Masci tanto. Sì, il catch rate è al massimo. Purtroppo. Questa è una cosa un po' che dà dispiacere. Perché tanto puoi andare ad affrontarlo quando vuoi. Non è che devi per forza stare lì a affrontarlo ora. Anzi, ci devi parlare per affrontarlo. Pare che sia una creatura di un altro mondo. La luce è la sua fonte di energia e la cerca con furia, rivelando sofferenza. Gli fa male la testa. Vuoi dare un soprannome a Necroz? Ma per il momento no. Anche se Necromantis un po' un nome un po'. Cristallo Z. Che bello. Impeccabile. Acromio. Andrea, è un piacere rivederti. Devo constatare che hai davvero un talento eccezionale. Sei riuscito a catturare Necroz, ma... Beh, non me ne faccio un vanto perché era un catch rate al massimo, quindi... Impeccabile davvero. Ho qui qualcosa che potrà esserti utile. Ultrapattuglia mi ha chiesto di sviluppare un dispositivo per controllare la potenza di Necroz, ma l'idea non mi piaceva. Quindi ho pensato di modificarla un po'. Grazie alla mia invenzione potrei aumentare ulteriormente la potenza di Necroz, ma bando alle spiegazioni, lo costaterà di persona. Ecco a te l'acro congegno 1198, meglio conosciuto come Necrosolix. Grazie a questo dispositivo Necrozma potrà fondersi con i Pokémon leggendari sul Galeo. Necrosolix, pensavo più tipo una cosa tipo Netflix, ma però vabbè. E non è finita qui, ti affido anche l'acro congegno 1199, meglio conosciuto come Necrolunix. Grazie ad esso Necrozma potrà fondersi con i Pokémon leggendari a Lunala. A proposito, ho saputo che tu sei Solgaleo, o meglio, Cosmog. Vi siete incontrati molto tempo fa, a Sentiero Mahalo. Molto tempo fa? Ah sì, tu dici quando era Cosmog. Non mi stupirebbe se un allenatore del tuo calibro riuscisse a liberare tutta la potenza sia del Pokémon leggendario di Alola, sia del temibile Necrozma. Devi sapere che le fusioni tra Pokémon sono un po' la mia specialità. Lo so, Necro, lo so, Cromio, lo so. Ma non voglio annoiarti con le mie chiacchiere. Buona fortuna con le lotte. Se tu mi avessi dato anche il cuneo DNA, io avrei detto grazie. Il fatto che il paesaggio sia molto diverso, ragazzi, è bellissimo. Proprio il monte Lanakila c'è ghiaccio. Non è che a caso.
E Necrozma non è che sia andato a riposare sul Monte Lanaquila. Necrozma si è schiantato sul Monte Lanaquila. È diversa la cosa. Molto bene Game Freak. Certi particolari la Game Freak li ha curati molto in questo gioco. O meglio, gli apprendisti della Game Freak, perché questo gioco purtroppo è stato fatto dal team di sviluppo secondario, tra virgolette, della Game Freak, mentre i veterani stanno lavorando appunto a Pokémon per Switch, che si vocifera uscirà nel 2018. Io lo spero, ma se devono rusharlo per farlo uscire prima, no. Prendetevi il vostro tempo. Comunque sia, contate che la Nintendo sta lavorando a Pokémon per Switch almeno dal 2015, almeno. Perché l'hardware per Switch è sì diverso dalla Wii U, ma cambiano i comandi e i text box, cambia poca roba. Quindi al limite mettere l'immagine del pulsante della Switch per parlare quando premi A, quando ti insegna i comandi di base, o comunque sia utilizzare i controller staccati, sono cose che si programmano. Un team di programmatori, di decine di programmatori, e la Game Freak ha decine di programmatori, lo fanno in una giornata lavorativa. Quindi proprio è una cosa futile quella di programmare queste cose. Ok, non capisco il senso di questo dislivello, però Rotom è sempre scontento, non capisco cosa abbia. Vuole fare sempre il rot and roll, ok, facciamolo. Vado un attimino qua giù, così vediamo cosa c'è. L'allenatore mi ha fatto Mons. Sconfiggo tutti, catturo Necrozma, catturato già. E via, verso nuove avventure. Verso nuovi lidi. Qui si esce, quindi torno sopra. Andiamo un po' con la carica... No, spinta Machamp. Con la carica Taurus, almeno posso correre un pochettino. Oh, e allora? Ecco un'altra allenatrice. Non basta avere un super cerchio Z e dei cristalli Z per essere forti. A che serve la potenza se non la si sa usare? Provo con una zuffa. Ah, è più veloce lui. Va bene. Va bene, non va bene. Vado per di qua prima di andare sopra. Altra strada che si divide. Ok, questa non si congiunge con quella dietro, quindi devo tornare indietro un attimino. Ah, questa è la pietra gelata, quella per far... per far evolvere Eevee. Oggi non faccio che perdere. Ma sento che questa volta è la volta buona. Lottiamo. La strada sopra mi porta fuori, quindi devo tornare indietro un'altra volta. Accidenti. C'è un po' di backtracking da fare. Leggero leggero, ma c'è da farlo. Oh, sconfitta facile facile. Anche un Mismagius ha sconfitto. Wow. Quindi, dato che là sopra si esce, quell'allenatore aspetterà un pochettino, mi dispiace. E poi vado qui sotto. Oh, Glashim Z. Ah, ok. A questo punto ho preso uno degli ultimi cristalli Z. Me ne manca solo un altro da prendere. Quello del deserto, che non so se si trova ancora cristallo Z nel deserto. Magari l'hanno tolto, ma beh, non penso. Riprogrammare un'intera area sarebbe una chiavica. No, non usare altro repellente, calmati. Ah, qui c'è una Pokéball, ottimo. Cioè, ha messo la tempesta di sabbia perché l'ha settata? Che ci fa? Ci si pulisce. Tanto per usare un termine... non lo so. Eccoli qua. Padre e figlio. Veterano e fantallenatore. Un duo imbattibile. Maestro e discepolo, beh. Giustamente. Che poi fantallenatori sarebbero in realtà le nuove leve, più che fantallenatore. Però vabbè, anche il termine fantallenatore è carino. Ricarico un attimo Mankey e vedo se Slyla con Pietrataglio ce la fa e vai. Connette. E ciao Vikavolt. Conosco le tue debolezze Vikavolt, ti ho allenato. Bisharp, ero salto. Ma perché? Per mandarmi capo a Mankey, ma sei tonto? Sei pazzo? È malato. Abbiamo un Fortress.
Fortress, ho per te una breccia. Oh no. Sì. Oh, voglio vedere che fa Bishop. Voglio proprio vedere, sono curioso. Intanto Fortress si becca il lanciafiamme e se ne va a quel paese. E iperpozione su Slyla, così torna a vita massima quasi. E vai. Avanti, mo. Femba Vortex palla, Fortress, ce la fai? Ti faccio accartocciare tu. Ah, oh, ci siamo, l'uscita. È questa? È questa, ragazzi, è questa? No, si sale ancora. Ah, però potrebbe esserci un altro allenatore lì che mi viene ad affrontare, perché... Beh... Vabbè, oh, la rischio, se c'è, c'è, se non c'è, non c'è. Non posso starci in cischia. Andiamo. Ah, non c'è, bene, meglio così. Eccomi, sono arrivato. Sono arrivato. No, non l'ho trovata, ma non fa nulla. Ma questi sono quelli che stavano dentro la caverna. Ok, però adesso si va. Si affronta Hau e poi dopo domani la Lega Pokémon. Almeno i primi 4. I primi 4. La, i Super 4. Che è diverso. Quando abbiamo saputo che avremmo costruito una Lega Pokémon, Adalola non stava più nella pelle. Non vedevamo l'ora di realizzare la prima grande arena della regione. Ma a dirtela tutta, eravamo anche un po' spaventati all'idea di lavorare in un luogo sacro come il Monte Anakila. Ricordo ancora le parole del professor Kukui. Ci disse che Adalola si lotta in onore dei Pokémon protettori e che costruire la Lega Pokémon in un luogo sacro sarebbe stato il modo migliore per mostrargli la nostra considerazione. Il professor Kukui ci disse anche che la cosa più importante era preservare la bellezza del Monte Anakila. Dovevamo creare una lega che rispettasse la tradizione del passato, ma anche al tempo stesso facesse anche pensare al futuro. Una lega Pokémon che poteva essere costruita solamente qui, ad Alola. E finalmente il nostro capolavoro è terminato. La nostra stupenda lega Pokémon è pronta. Ok, ok, ok. Signorina, lei prende... Signorina, signora? Lei prende freddo se sta qui. E tu? Ci sono molti posti qui da là dove puoi incontrare gli attori forti. Quando li avrò sconfitti tutti ti farò vedere di cosa sono veramente capace. Dove li trovo? Ti resta ancora qualcuno da sconfiggere nel percorso 5, nel percorso 8, nella prateria di pony. Oh, davvero? Così tanti? Ok. Niente, nessuno che viene a interrompermi? Ok, ti posso fare una foto ma non mi interessa. Non c'è Hau che viene a interrompermi. Oh no. Vuol dire che quello spoiler era, si è rivelato ufficiale. Benvenuto Andrea. Congratulazioni, hai completato tutte le prove, le grandi prove del giro delle isole. Professore non ha freddo, grazie. Ricordo ancora quando esce il tutto primo Pokémon nel percorso 1. Ma torniamo a noi. Non ti resta che affrontare la Lega Pokémon. Ora sì che inizia il bello. Il Monte Anakila è il luogo in cui in origine si affrontava la fase finale del Giro delle Isole. Ma è anche in onore dei Pokémon leggendari che abbiamo costruito qui, il posto più vicino al cielo di tutta Alola, la Lega Pokémon. Ah, mi ricordo di quando ho affrontato la Lega Pokémon dell'Altopiano Blu. Ero pieno di entusiasmo. I capi palestra di Kanto mi hanno conciato per le feste. Ma i miei amati Pokémon hanno sperato le loro mosse mettendoci il cuore. E il mio ultimo avversario, quel Domadraghi con il mantello. Beh, non voglio annoiarti con le mie storie, entra dai! Assicurati di essere pronto però, perché una volta dentro non si torna indietro. Dovrei andare a recuperare ricarica totale. Una delle tue Pokéball si è mossa, ne è uscito Primarina. Oh... È il primo Pokémon che hai scelto. Guardando negli occhi il tuo fedele compagno ti tornano in mente tutte le vostre avventure. Oh, Rotom, finalmente la Lega Pokémon. Sei pronto ad affrontarla? Vincerò ad ogni costo.
Ok, però prima devo andare a comprare qualche ricarica totale. Oh, che bello il fatto che il tuo primo Pokémon esca dalla sfera e ti dimostri tutta quanta la sua determinazione. Ti dà coraggio. Allora, Kuge, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video che termina qui. Domani si affrontano i Super 4 e se mi metto in pari con le lotte che devo affrontare negli ultimi percorsi che mi ha detto quel tipo lì, affronto prima lui. Poi comunque se durerà una mezz'oretta il video delle lotte contro i Super 4, non penso ritagliarle, ma qualcosina te levo perché sarebbero troppo lunghe se no. Troppo lunghe e senza conclusione. Vi ricordo inoltre che in descrizione c'è il link per Twitter e anche il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!